spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'astronave L'Enterprise, diretta all'esplorazione di nuove forme di ironia e comicità, sino a giungere arditamente lì dove mai nessun buffone è giunto prima. Diario del Capitano, data astrale 62.4.5.06 per chi chiama fuori Roma. Stiamo orbitando attorno ad un pianeta sconosciuto. La L'Enterprise è rimasta senza benzina a causa di uno sciopero delle astropompe. Dunque, signor Speck, che cosa mi dice del pianeta? Sì, Capitano. Il visore non mente. È un pianeta di classe... Prego, signor Speck. M, Capitano. Di classe M. Signor Cieco, tenga d'occhio il pianeta. Signor Sola, rotta. Ma cosa diavolo fa? Mi ha chiesto lei di ruttare, Capitano. Io le ho chiesto la rotta. Le coordinate di avvicinamento di questo momento. Ah, mi scusi. Mi dia una mezz'oretta. Capitano, ho capito perché la L'Enterprise è rimasta a secco. E come è successo, signor Speck? C'è stato uno strappo nel tessuto spazio-temporale. Non solo nel tessuto spazio-temporale, a quanto pare. Interessante. Biscott, venga subito sul ponte. Capitano, io già sto nel corpo ponte. Voi che ponte me lo vado a riggere? Ah, lasci perdere, Biscott. Torni sulla L'Enterprise e prepari la sala telotrasporto.